bel frugoletto si porta appresso, signora della spesa, la 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 la. Mi dà il solito consiglio, signora del cibo. Oggi voglio comprare del prosciutto dolce, salato, contemporaneamente, sì! Chi c'è? Io conosco tutti, sa? Ma lei non l'ho mai vista. Io mi chiamo Donna. Lei è una vicina? Mi è sembrato di vedere la nostra signora vicina che mi spiava. Ti spogli? Oh no? Non voglio guardare. Non voglio guardare. Non voglio guardare. Ho guardato! Io sono 50 anni che ripeto il mio copioncino quotidiano. Buongiorno signori. Come stanno le mogli e i mariti? Bisogna sempre domandare dei mariti. E i bimbi? Come stanno i bimbi? Signora della spesa, dobbiamo abbassare il livello della conversazione. Sì, se no lei si deprime, si avvilisce. Parliamo di peperoni! Ammiro chi affonda i propri affanni esistenziali nelle ricette. Ciao. Ragazzi, arrivi nei miei sogni sempre al momento giusto, come il principe azzurro o come un cowboy. Cavalchiamo! Ti stai godendo lo spettacolo, tu vecchia pazza? Dove ti sei messa? Per non perdere nemmeno un particolare? Non perdere tempo ad ascoltarmi, ragazzo! Fai il tuo dovere! Tu puoi fare talmente tanto per me! Più di un beta bloccante! Non c'è scritto di una cinquantenne sportaccione! Lei non esiste! Signora vicina, non ero mai arrivata fin qui. Che bella serata. Si sentono anche i grilli. Sento le voci. Le sente? Le sente anche lei? Non mi abbandoni qui. Ho bisogno di un interlocutore. Un interlocutore necessario per continuare a parlare sempre e solo di noi stessi. Come la vedo da vicino ora, signora vicina. Ho bisogno